nella mia cucina per l'ultima puntata della settimana di Chef per Passione, quindi mi sono vestita di bianco, perciò credo che a sto giro dovrò usare il grembiule e il mio ospite userà il pulsante dell'aiuto, perché dopo una sequela di cuochi, e quindi questa settimana diciamo che abbiamo avuto il nostro da fare, tranne forse il nostro primo ospite, che è Daniele, che non era un cuoco, anche oggi abbiamo un ospite che si diletta in cucina, poi ci racconterà come e perché. Mi ha mandato una mail molto curiosa e io l'ho chiamata. Inutile che fai così, la tua mail era curiosa e adesso tu mi spieghi. Quindi ha portato il suo grembiulino da casa, è stato molto ligio al dovere, signore e signori, il signor Andrea. Tadà! Prego, caro. Prego, tutto bene? Benissimo. Ok. Mi sento già agitato? No. No, fantastico. Che cos'hai? Io mi sono portato il grembiulino, proprio allora, davvero. Ci grembiuliamo? Ci grembiuliamo. Ok, grembiuliamoci. Ok, vai. Ci stiamo, ci sto. Allora, anche ora devi stare attentissimo al microfono, cioè ci passi davanti, ma poi devi, aspetta, aiuto. Anche perché vuoi. Questa cosa mi piace, tu sei tutta bianca. Ok, e tu sei tutto nero. Ma no, non abbiamo neanche rotto le scatole. Eccoci. Ai microfoni. Eccoci, Andrea, ciao. Già la prima difficoltà. Homer Simpson e io invece Homer ho Simpson. Il logo di Chef. Questo non vuol dire che io ti debba aiutare comunque. Aia. Perché, allora, Andre... Ok, ci siamo. Sei genovese? Sì. Ok, quindi non hai fatto molti, perché c'è gente la settimana scorsa che è venuta da Pesaro. Quindi no, tu non no, sei genovesissimo. Sbattuto più di tanto. Ma tra poco parleremo di te, perché prima, visto che è l'ultima puntata della settimana e magari qualcuno, no, il venerdì si rilassa e si guarda Chef perché gli altri giorni annaggia non l'ha visto, ti dico che tutta quella roba lì ce l'hai in dotazione free. Quindi è gratis, puoi usarla quante volte vuoi. C'è anche il burro che è però nel frigorifero. Nel frigo. Questo pulsante azzurro chiama in aiuto la sottoscritta, che è già grembiulata. Super vale. Hai due volte puoi suonare quella cosa lì e 5 minuti ti posso aiutare. Per il momento non funziona, nel senso che io aiuto lo stesso, anche se non schiaccia. Io ho questi due magici, un buzzer e una sirena, qualora tu dovessi fare... delle... sì. Castronerie. Castronerie. Qui dentro ci sono 8. Ci sono 8 ingredienti, 8. Mm. Tu sei obbligato a cucinare con 4. Sì. Poi ne puoi usare di più. Tutto quel bel ben di Dio che vedi lì dietro non lo puoi usare. Peccato. Invece tutti ciotole, ciotoline, spadelle, piatti, okay. Vaschette, eccetera. Yes. Qua dentro hai padelle, pentolini, mm-hmm. Qui hai un po' di altra ambaradanni, okay. Coltelli ce li hai lì, eccetera, eccetera. Direi che è giunto il momento di aprire la Dark Box. 3, 2, 1, stai lì. Allora, cominciamo con una mela. È finita, ok. Del vino bianco. È pieno di bicchieri oggi, te lo dico. Delle mandorle. E basta. Dopo! C'è qualcosa per rete comunque, eh? Sì. Ok. Panna di quella non da cucina, panna proprio. Da dolce. Sì, che però non è dolce. Ok. Lardo. Dici, meno male che ce la vale. Aspetta che schiaccio già. Salmone. Salmone? Sì, dai, dai, sì. dai. Yes. Feta. E il mio beneamato broccolo. Passerà a novembre, i broccoli non ci saranno. Ok. Attento. Allora, quello che io faccio sempre con tutti è: Andre, cos'è che sicuramente non userai? Cioè, che sai, che mi dici, Vale, non lo uso tanto. La feta. Bravo. Anche io avrei la. Via la feta! Via la feta! Via la feta! Meno uno. Signore e signori, poi? Qua dentro mi hai detto lardo. Che c'è il lardo. Ok. Vabbè. Non so. Te la butto lì. Dai, proponi. Tagliamo a cubetti il salmone. Sì. Facciamo una granella di mandorle. Sì, vedi che c'ero. E li tatacchiamo. Sai come fai col tatacchio, con il... Ma questo magari ci può stare. Questo e questo ci possono stare. Esatto, aspetta. Io dicevo, noi impastelliamo questo. Sì, questo, con questo sì. Poi foderiamo. Esatto. Fermo. Yes. E già 3 li abbiamo usati. Sì, quindi questi 3 qua. Sì. E... però li cucinerei...
il vino. Sì, e perché siamo ci a sta 4. Col pesce. Vogliamo sbullaccare? Cosa vuoi fare? Facciamo una cremina. E queste qua potremmo fare una frullata con questo qua. Esatto, facciamo una cremina. Ma io potrei anche sbullaccare e frullare tutto. No, non stanno bene queste due cose. No, via, eliminiamo perché, la mela. Perché questo è una verdura un po' dolce. Poi ok, ti... allora, questo è questo. Io direi che lo sbollentiamo, lo allunghiamo con un po' di panna e facciamo una cremina. Esatto. E poi facciamo sti bocconcini. E poi facciamo i bocconcini. Batti un 5. Mi piace. Bella. Mi piace anche a me, quindi stiamo per fare dei bocconcini, sono già stati fatti ma non così in realtà, perché è effetto sorpresa, perché dentro questi bocconcini di salmone lardellati, all'interno tra il lardo e il salmone ci sarà anche la mandorla, sfumati con un po' di vino bianco, leggero leggero, ok, e poi faremo una sbollentata ai broccoli, che non li sopporto più, non li posso più vedere perché non hai idea. Quanto durano ancora? No, ancora per un po'. Beh, un bel mesetto intero ancora col broccolo, ci andiamo sotto e con la panna. E quindi la panna. In realtà Andre ha eliminato solo la mela. E la feta. E la feta. Dai. Stai usando 6 ingredienti. Allora, a questo, allora, questa mettila qua che ci pensiamo dopo. Proviamo con quella. Io se, sì, devo prenderla dalla lavastoviglie, quindi ho bisogno di un attimo. Io nel frattempo, se fossi in te, comincerei a mettere sull'acqua, esatto, per sbollentare questi. Ma senti, togliamoci, cosa dici? Solo qualche cilietta. Intola la prova qua sotto? Qua. Okay. E là. Quante ci mette vuoi? Ma. Un piatto, una, due. Aspetta che tanto... Vai, l'acqua qua. Vai, muoviti come se fossi a casa tua. 2, 3, 4. Bah, io direi che ne cresce. Per fare la salsina. Sì, perché devi fare praticamente un piatto solo per una persona, cioè moi. Quindi poi ti farei tagliare. Allora, qui. Aspetta che mi prendo il mio. Vai tranquillo. Ah, tu hai anche la piccagetta, yes. Sei fantastico. Piccagetta, ecco, piccagetta. Con in nuance, capisci? Con Homer in mutande, perché noi amiamo Homer. Allora, senti, visto che abbiamo tempo, perché qua è tutto molto facile, parliamo un po' di te. Io ti dicevo... La mia mail. Mi piaceva un sacco la tua mail, perché dimmi tu parlavi, poi fermami se sbaglio, di una conquista. Sì. Attraverso il cibo. Sì, nel senso che a me piace. Parliamone. Esatto. A me piace cucinare, ma cucino a casa naturalmente da single ormai, sì. da un po' di anni. Per scelta? No. No, in realtà perché non hai ancora trovato. Così, okay. Anche perché cioè non sei legato... di quelli che dicono no, voglio stare da solo. No, sto okay. Bene nella mia casa, mi piace. Sì. Il mio spazio naturalmente come tutti. Poi sarai abituato, perché poi ci si abitua. Alla venere tra di 43 anni ci si abita poi a hai stare. 43 anni? Sì. Te li porti benissimo. Grazie. Bene, bene, davvero, davvero. No, miei complimenti. Ma sai, non fumo, non ho vizi. Nel frattempo taglierei, non fumi, non hai vizi, che beato. Non bevi alcolici. Oh, giusto. Tagliati a cubetti quel salmone mentre mi parli. E quindi? Quindi, il fatto comunque, trovo che la cucina, poi tu da chef me la... Per così? Ah, più proprio grandi, sennò come le lardelliamo. Okay. Fai una croce. Tac. Bravissimo. E tac. Fantastico. Sennò è difficile poi impastarle. Ah, pensavo di farli più piccoli. Vabbè, quello lì ci facciamo il sushi. Senti. Questo ancora lo divido? Secondo no. me lo puoi dividere. E puoi dividere anche questo. Ah, ancora così? In realtà, sì, era questo che era un po' troppo sottile. Ah, facciamo proprio dei bocconcini. Da sashimi proprio. E bravo, esatto. Senti, e quindi la tua teoria? E quindi la teoria culinaria è quella del fatto di... Che fa parte, e tu mi potrai dare conferma da chef, sì. Il fatto che comunque è una forma di corteggiamento, anche il cucinare. Io li ho gabbati tutti così. Cioè, tutti quelli che io ho conosciuto li ho conquistati, e quindi fregati, e quindi ingabbiati, più che gabbati, così, col cibo. Col cibo, cioè sì. Che gli hai fatto te da mangiare? Sì, e... più che altro io, prima cerco di capire quali sono i loro gusti. Bravo. Aspetta. Ah no, quelli non li dobbiamo ripassare. No, allora usa quella che è più grande. È più grande. Come si dice, prima cercavo di capire quali fossero i loro gusti,
E poi gli dicevo: vuoi venire a mangiare? Ai tempi lavoravo in un ristorante di mio papà e quindi invitavo tutte queste persone, tutte, e gli ho fatto questa meravigliosa carbonara e lui ha detto basta, sei la dopo bella. La carbonara è rimasto quindi folgorato, quindi da... questa cosa della conquista attraverso il cibo funziona alla a grande. Me piace, è una cosa che beh, non è che io abbia avuto queste tante donne in casa mia, però... ecco, però il fatto di cucinare e interrogarle un pochino su quello che magari gli potrebbe piacere. Sciacquo un attimo questa nel frattempo che mi racconti. Io il salmone lo ci do una lavata o non va bene così? No, lascialo, va bene così. Ora ti tritiamo le mandorle così li mandorliamo e poi li lardelliamo. Manca un minuto. Il signore dal piano di sopra ci dice che manca un minuto alla pubblicità. Quasi pubblicità. Quindi direi che... E quindi è nata questa cosa del fatto di pensare veramente a quello che potrebbe piacere alla mia futura preda. Fidanzata, ok. E quindi nel vero senso della parola, come ti ho scritto, prenderle prima... Per la gola. È brutto, detto così è un po' brutto, però... No, vabbè, però adesso ormai è diventato che qualsiasi cosa sembra che non si possa dire, però si dice sempre, no? Ti ho preso per la gola. Esatto, poi dopo. Noi ci prendiamo per la gola un attimo, anche noi, poi facciamo tutto il resto insieme, non vi preoccupate, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco, a tra poco. Eccoci, siamo tornati, scusa perché sai, simpaticone, sì, quel simpaticone lassù. Abbiamo pulito un attimo quello perché ne venivamo da una puntata precedente. Vai, butta le mandorle che praticamente faremo diventare come una farina. Benissimo. Giusto? Yes. Ora da questo momento in poi io ti ho dato l'idea, la ricetta è la tua. Sì, sì. Mo che t'arrangi. E senti, ma come mai non ne hai conquistata neanche ancora una col cibo? No, le ho conquistate, ma poi è finita. Diciamo, dovevo cambiare tattica e quindi... Senti, guarda, tra il saper cucinare e la simpatia, secondo me, puoi veramente? Fare bingo. No. Ma sì, basta, io mi sono rotta le palle, io mi sono rotta le scatole... mi sono rotta le scatole di, sì? degli uomini belli. Belli, belli, belli all'infinito. Io no, per carità, non mi sono mai piaciuti. Poi se uno ha un bel fisico va bene, tanto ok, è una cosa in più, eccetera. Però non partirei guardando quello perché sennò siamo rovinati. Direi che può bastare. Può bastare. Dicono tutte così. Non è vero che è diciamo vero. Tutte così. Cioè, è chiaro che mi piacciono i bei ragazzi, però non è la prima cosa che guardo. Ecco, diciamo che è la verità è quella. E poi quello che ti avevo scritto è anche il fatto che io, almeno, sono eterosessuale, quindi assolutamente mi piacciono le donne. Sì. Anzi, sono molto contento di essere nella tua cucina. Ma con grazie, te. Cioè, grazie. Averti conosciuta è la cosa veramente... Grazie, perché nessuno mi fate sempre i complimenti fuori onda e quindi... In onda? In onda allora. È raro, sai? Allora, sono il primo uomo che ti fa i complimenti, in che onda. Sono conosciuto. Da, però, cosa succede? Che dicono che io abbia una spiccata femminilità. Che meno male, no? Ma non lo so, io la trovo una... cioè, sono fatto così, quindi non è che però... No, per il momento non mi sembra, a meno che poi improvvisamente non ti metti a ballare Dancing Queen, ma no, per il momento non penso non proprio. Allora, ti ho pulito questo per mettere i tuoi bocconcini di salmone yes. mandorlati. Allora, una ciotolina, posso... Certo, prendi quello che vuoi. Una ciotolina posso, prendi quello che vuoi, non c'è. Eccola ah, qua. Ah, ecco, grande. Ok. Yes. Senti, che lavoro fai? Allora, la domanda era veramente... Sono abituata, è la stessa faccia che faccio io quando mi chiedono quando che lavoro fai. Quando ti chiedono fai. Che lavoro fai. Sì, dimmi. Allora, io lavoro da ormai una quindicina d'anni sì. per una società che fa, che realizza stand fieristici. Ok. Quindi facciamo... Sì, lì è abbastanza chiaro. Sì, cosa quindi facciamo la progettazione di uno stand fieristico sì. che normalmente sono aziende italiane di vario genere, quindi... L'Italia ne va fiera. L'Italia ne va fiera. Niente.
Niente, è stato morsicato da un pagliaccio in corridoio. E quindi cosa succede? Che noi facciamo tutto l'allestimento dello stand fieristico e ci occupiamo poi di tutto quello che ne concerne, quindi chiave in mano. Quindi può essere anche il catering, può essere le hostess, può essere... Multiservice. Multiservice. Senti, ma no, non è un lavoro così complicato da spiegare, dai. Non allora, è tipo il questo mio. Aspetta, che mi sto perdendo un po'. Non ti perdere, devi... No, questo... Allora, quello lì è il piattino del coso, scusami. Impanati come impano le cose. Impanando con la farina le perfetto, tue cose. Perfetto, yes. E poi gli lardelli. Ok. Quindi noi ci occupiamo di fare questi allestimenti e io sono geometra. Sì. Ho studiato geometra, però poi mi diverto anche a seguire quello che è l'aspetto, oltre che realizzativo dello stand, anche poi avere a che fare con gli chef che noi abbiamo. Piace? Bello, hai portato anche questo? Sì. Ciao, sono Omer. Ok, a Genova fai questo mestiere? Lo faccio nel mondo. Addirittura. Sì, nel mondo vuol dire, vuol dire che sono spesso a Dubai, Singapore. Com'è Dubai? Che mio fratello è scappato. Ma scappato, è andato, è stato due giorni e poi se n'è andato. È molto scenografica, però penso che starci, viverci non deve essere assolutamente facile. No, perché guarda, lui è un viveur, è un ragazzo giovane, fa il PR, quindi immaginati. È fuggito. Quando dopo due giorni è tornato a casa, gli ho detto, ma Matte, eri a Dubai, non mi interessa, ma era brutto e non ci volevo stare. Invece una delle mie città preferite, sì, dove assolutamente ci starei, ma penso che anche lì sarebbe difficile poi effettivamente viverci, è Singapore. Me l'hanno detto. Singapore è molto affascinante. Quanto stai via di media quando te ne vai? 10 giorni, un media di 10 giorni fino a un mese. Io direi che questi bastano. Bastano? Sì. Ok. Non ti preoccupare, così li spostiamo. Scusa, No, tranqui. Ok. Ah, 10 giorni. Quindi comunque adesso non sempre per andare lì a far così, non è neanche facile trovare una. Brava, esatto. Cioè, nel senso che per la vita una che faccio... Una che dopo un mese non ti dica, ma non sei mai a casa. Per la vita che faccio è molto difficile avere a che fare con, con persone e soprattutto iniziare dei rapporti che quindi sono abbastanza... Anche perché io voglio trovare una persona che abbia un po' la mia mentalità e non è assolutamente facile. E qualcuno che lavora con te? Dico, a me prendono sempre in giro perché mi dicono sempre che una volta mi potrei anche fidanzare con una hostess di d'aereo, così almeno ci vediamo sull'aereo. Ti aiuto, ma che mi piace. Senti, è una domanda che chiedo a tutti. Vai. A parte che potresti dirmi che cosa ne pensi dei ristoranti genovesi, senza fare nomi. Dei ristoranti genovesi. Allora, me... Io sono sempre molto critica. Ok, allora, io sono molto il tradizionale, nel senso che mi piace mangiare i mandilli alla genovese, oppure... Notare, lui ha messo tutta la fetta di lardo su. Quanti ce ne abbiamo? No, ma no per quello, perché sennò poi lì ti diventa tutto lardoso. Lardoso, ok. Ma allora dagli un giro, poi lo tagli e poi ne mettiamo su un altro. Ma non per una questione di genovesità, Va bene. Ma per una questione che sennò poi il salmone scompare. Ecco, e quindi io al sabato sera spesso e volentieri vado con i miei amici, con il mitico Antonio, che è uno dei miei amici. Ciao Anto! Ciao Antonio! Salutiamo! E andiamo a scoprire quelle che sono le cucine genovesi. Quelle antiche! Sì, giù nei vicoli. E ci sono posti dove mangiamo è vero. Bene, ecco la trattoria dove mangiamo bene, e posti che ci ritorniamo e lo diciamo, apprezziamo la vostra cucina, quindi siamo tornati, un bel vinello, una bella chiacchierata, andiamo pazzi per le... cozze marinate e quindi non mi hai detto mica niente e quindi ci trattiamo bene, diciamo che nell'arco della settimana magari
si esce poco, anche perché si lavora e si fa... Poi non è appunto, che Genova... non è che facciamo queste grandi serate. Allora, durante la settimana. Allora, scolati i broccoli. Mi scolo i broccoli. Perché poi li frulliamo nell'ultimo blocco. No, aspetta, fai così, guarda, che ti viene molto più facile. Ah, cioè proprio... Tieni. Io nel frattempo dico a casa che cosa stiamo combinando. Allora... Brava, che sei più... Andrea aveva il salmone, le mandorle, il lardo, i broccoli... poi aveva la panna, aveva il vino bianco, una mela che ha scartato ed è l'unica cosa che ha scartato in realtà. La feta. E la feta, bravissimo. E stiamo facendo come un po' come aveva fatto lo chef Matteo, ma con una cosa diversa, qualcosa di più abbiamo fatto, perché abbiamo prima passato le... Sì, mettimela pure nel lavandino. Abbiamo passato i bocconcini di salmone all'interno di una... farina quasi di mandorle e poi li abbiamo lardellati, quindi abbiamo dato quella parte croccantina, super croccantina, che di solito nel pesce lardellato non c'è. Poi abbiamo solamente sbollentato i broccoli che andremo successivamente a frullare, bravo che hai tenuto lì l'acqua perché non si sa mai che ci possa servire, con un pochettino di panna. Yes. E nel frattempo adesso chiediamo al sommo supremo quanti minuti manchino, perché tanto possiamo benissimo in 12 minuti fare tutto anche dopo. Quanto manca? Abbiamo 3 minuti. Allora, in 3 minuti che puoi cominciare a preparare il tuo bicchiere con i broccoli. Da frullarcelo. Ok. E nel frattempo dirmi qual è il tuo piatto preferito, non quello che ti riesce meglio, eh? Che mi piace? Sì, il piatto della vita. Avete tutti un attimo di... Non siete preparati questa domanda? Perché come vedi la stazza, quando... a me sì, piace tutto. Però mi rispondete immediatamente quando vi chiedo cosa non vi piace. I peperoni. Vedi? Così. Al volo, non mi piace, non mangi i peperoni. Ai, hai rischiato grosso, li vedi lì, Lo so, li ho visti e. Non li, proprio non. Niente. No, io purtroppo col fatto di girare il mondo sì, ho un po' di intolleranze. Ok. Che mi sono venute fuori, penso. Sì, perché ormai fa anche un po' una moda più. Il fatto delle intolleranze. E i peperoni, io ad esempio. Se li mangio, non li digerisco. Ok, quindi preferisco a non finire. No, proprio mi rimangono piantati qua. Ma anche quindi... perché almeno il ruttino dici è liberante. Così. Attento con la panna. Poca. Sì, andrei proprio a cucchiaini. A cucchiai. No, cucchiai qua. Che io ti ho detto cucchiai e poi magari non ci sono. Ecco, non c'è. Esattamente. Aspetta, guarda cosa ti do. Ah, l'hai trovato? Fantastico. Sì. Sai cos'è che mi è piaciuto tanto della tua nuova trasmissione? Sì. Io ti ho sempre seguito anche in quella precedente, però la nuova trasmissione mi è piaciuta proprio del fatto che tu hai sempre nella precedente invitato persone che sapessero cucinare. E quindi io, quando ero lì nel mio lettino alla sera e ti guardavo, dicevo, ma è troppo un facile. Un minuto. Cos'è che dice? Un minuto. Però dicevo, puoi dirla questa cosa perché è troppo facile. Segna. È troppo facile. Perché invece non invita persone come me che si dilettano, ma non sono assolutamente chef e non hanno. Aspetta, facciamolo dopo la pubblicità questo. Perché così almeno spieghiamo bene, perché ci serve anche l'acqua. Quindi invece io ho invitato questa persona qui, che non è uno chef, che però ti diletti. Lui si diletta in anche altre tantissime cose che scoprirete solo se rimarrete collegati. E ci vediamo dopo la pubblicità. Collegati è proprio un gergo da... Stavo dandogli dell'incompetente, cosa che è successa a me perché ho fatto frullare a un povero ospite tutta una roba. Ma non lo fai apposta. Allora, direi. Guarda, aspetta, come sono io, tolgo la spina prima di tutto. Togliamo la spina. Non vorrei mai. Spegniamo la spina, yes, e montiamo la lama del destino. Grande. Ok, ti riattacco la spina. Grazie. Allora, aspetta un attimo, Andre, perché ti metto anche un goccettino di acqua. La sua acqua, ok? Vedi che l'abbiamo fatto bene a tenerla calda. Vai, frulla. Vado. Cosa stavamo dicendo?
perché mi apprezzavo il fatto che tu avessi fatto questa nuova trasmissione con la Dark Box. Sì. Perché la Dark Box, mi sono immedesimato, che è molto quello che succede a me tutte le sere. Ah, quando apri il quando frigo. Apro il frigo. Apri il frigo e cosa succede? Dico, che cosa famo? C'è? Oppure, okay, ancora peggio, se magari arriva Antonio a cena o amici a cena o appunto la famigerata... Fidanz, adesso è troppo fidanz. La una girl... Papabile. Papabile. Il fatto di, naturalmente, arrivo magari tardi alla sera e... Guarda che bella cremina. Adesso, quando hai finito con la... Abbiamo messo un goccio di farina giusto per farla riprendere un po'. Te la devi assaggiare e regolare di sale, eh. Ah, non avevo messo il sale. No, però io te l'ho messo nell'acqua dei broccoli, eh. Ah, ok. Occhio. E quindi quello che succede nella tua dark box è quello che succede a me tutte le sere quando io arrivo a casa, che cerco di guardare che cosa... Quindi pensi che questa cosa possa aiutare? Cioè, questa trasmissione possa aiutare quelli come te? Come me, sì, certo. Sì, esatto. Perché quello che com'è? Succede... un pochino di sale ci metterei. Allora, fai così. Prova un po' ad assaggiare anche te, ma secondo me... Sì, metticelo. Allora, quindi crema di... Aspetta che sono scomparsa dalla visione. Allora, crema di broccolo con un pochettino di panna. È venuta veramente buona e gustosa. E adesso mettiamo... E la panna non ce la posso mettere dentro? Dove la vuoi mettere la panna? Un pochino dentro a quella cosa là? Assolutamente sì, puoi far quello che vuoi, il piatto è il tuo. Quindi... Oh... Senti, invece, visto che viaggi, ora adesso mi hai detto che ti piace tantissimo, che città mi hai detto che... Ah, Shanghai, Singapore. Singapore, scusami. Qual è invece il posto più bello che hai visitato? Non necessariamente per lavoro, anche solo per un viaggio di, più bello. Di piacere. Cosa è successo qua? È andato tutto in blocco. Boh, penso che più bello possa essere stata l'Australia. Ah, sei stato in Australia, sì, io ho avuto la fortuna e ho ancora adesso la fortuna di questo lavoro che comunque è molto stancante, però è veramente un po' particolare perché ti dà l'opportunità di vedere, viaggiare, di vedere, di vivere quello che è l'ambiente nel vero senso della parola, perché ad esempio a me è capitato di andare in Asia con dei miei colleghi che ad esempio facevano il catering, sì, che sono freelance, e il problema era andare a comprare le cose che servivano per fare da mangiare, che per noi sono normali, ma lì invece non sono così normali, come ad esempio il pollo. Rabbrividerai, però il fatto che il pollo noi naturalmente andiamo in negozio e lo compriamo e ce l'abbiamo già pulito. Loro vanno dal pollo vivo. E loro invece hanno questi mercati dove il pollo è assolutamente vivo e quindi te lo spennano e te lo pronti a uso e te lo preparano lì al momento. Vuole un pollo? Perché no? Ok. E quindi certamente rimani un po' così. Allora, aspetta, non tocchignare, molla lì. Abbiamo tempo. Glielo volevi menare un po' a questi bocconcini, Guarda, il salmone, devo dirti che uno, per tornare a quello che tu mi hai detto, che cosa ti piace. Che ti tutto piace. Tutto ciò che è salmone, devo essere sincero, a me piace molto. Anche a me piace un sacco il salmone, mi piace tanto anche crudo. Allora, senti, intanto che questi vanno un pochino da soli, scegliti un po'... Il piatto? Il piatto dove vorrai impiattare il tuo piattino, anche perché ci siamo praticamente. Dobbiamo io tornerai anche a questo, che è molto banale, ma... Te lo sciacqui? Me lo sciacquo. Te lo sciacqui tu? Yes. Se no, no, c'è il classico cappello di prete a col fondo, però direi che... No, ma va bene è molto questo. Classic. Mi piace questa idea, guarda, è stata bella questa idea. Signore e signori che state in ascolto, questa idea di... prima di lardellare i bocconcini, passarci la mandorla, secondo me potrebbe essere un'idea geniale. Adesso sfumiamo, ma proprio così, cioè giusto Vai. Per vino. Fare un po'.
Hai visto che ti ho aiutato un po'? Grazie! Dai, ma secondo me non ne avevi comunque bisogno, perché ti vedo pratico e molto bravo. No, mi piace questo piatto perché è quello che è un po' nel mio concetto, cioè il piatto magari non... super elaborato. Super elaborato, ecco, da ristorante, anche se questo qua non ha niente di meno che... Ma guarda, assolutamente no. E divertente, come poi sono i piatti che facciamo noi, quando ci sono appunto le fiere si fanno, e sono un po' i bocconcini, quello che è un po' il mangiare, i finger food e queste cosine qua. Beh, vabbè, però comunque, anche se non direttamente, hai a che fare con il cibo quando lavori. Sì. A me piace, mi interessa il fatto di stare con queste persone e quindi nella supervisione totale del lavoro anche imparare da loro. Sì, e perché avere secondo me poi impari. Vai, muovitela un po' con veemenza, se tu riesci, senza schizzare nulla. No. Poi dopo te li devi girare leggermente. Ora il vino tra poco perderà la sua nota alcolica. Mi raccomando, non sfumate con il vino e poi tirate via subito, perché vi rimane l'alcol. L'alcol va, dovete mettervi lì, fare il gesto da chef, quello così, e sentire se... Io comincerei a capire che cosa vuoi mettere, cioè, scusami, come vuoi mettere questa all'interno del piatto. Come voglio mettere questa qua all'interno del piatto? Cioè, se la vuoi come con la cucchiaiata, se... Che pensi? Boh, che mi piacerebbe una... Come si chiama quella cosa che si stringe? Ah, la sac à poche, non usa più. Non usa più. E allora lo facciamo... Allora, se vuoi ti faccio così. Vedere che cosa usa. Dai, adesso. Cosa vuoi usa vederlo? Adesso? Dammi un cucchiaio. Il siringone. No, 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 no. È ancora più facile. Ti faccio vedere cosa usa adesso, Signore e signori, la modernità. Se mi riuscite a prendere qui dal lavandino, perché lo vorrei fare qua, onde evitare di schizzare. Un po' di pepe, poi ce lo posso mettere sopra. Assolutamente sì. Guarda cosa usa adesso. Ecco, qua mi piace. Aspetta, la chef che esce fuori. Abbassiamo leggermente, sennò io e te ci perdiamo. Io devo dire effettivamente che il profumo è strabiliante proprio. Regia, ci sei? Vieni dal lavandino, va. Regia, ok, ci siamo, praticamente usa questo adesso, sei pronto? Ok. Cos'è questo? Poi ne prendi un po' di quello che ti è rimasto e lo ritiri e ti rimangono gli schizzi. Lo so, è tremendo, ma usa tantissimo e poi tu ci appoggi tutte le cose. Sembra un po' come dare la malta cementizia. E considera che, visto che non mi volevo sporcare, l'ho fatto piano. Brava. Sennò tu devi partire dall'alto e mollare la tua crema. Praticamente ora vedrai che ora sembra un niente, ma quando tu metterai i tuoi bocconcini un po' come, okay, come vorrai. Guarda che belli. Vado, giro io. Vai, girameli, ok, bravo. Oh. Queste donne. Allora, abbiamo dato una... Guarda che comunque in video non viene male, vedi? Poi quando è portato a tavola di solito funziona. Poi ha anche un po' di pesto, sì, color pesto. Comunque abbiamo semplicemente sbattuto... Allora, io l'ho fatto piano, veramente per questioni di... che non voglio sporcarmi tutta perché non siamo a casa. Ma se lo volete fare e fare una cosa migliore di questa, prendete il vostro cucchiaio, partite dall'alto e fate questo lavoro. E come si chiama questa nuova... Non ne ho la più pallida idea, ma ogni ristorante dove vado ormai ha questa specie di schizzo. Okay. Di grossa macchia. Quindi la sac à poche ha preso il posto. Sì, facciamo le cose un po' più comode, si chiama praticamente, secondo me. Io le toglierei. A me sembrano dorate, quindi penso che... C'è anche un buonissimo profumo. Sì, esatto, una decidi cosa veramente... Decidi tu, Andre, decidi tu come li vuoi mettere. Sì. Perché li puoi mettere o sopra o li puoi mettere uno, cioè, non lo so, adesso vado a sentimento. Vai tu. Tanto il piatto è semplice, forse di crema ne ho messa un po' troppa, però in realtà, vedi, già ha preso un'altra roba, completamente un altro tono, perché lui li sta appoggiando, vedi?
bravo, mi sei piaciuto perché non sei un cuoco, no, tutte le cose che stavo per fare io per te le hai volute poi fare tu, e quindi secondo me è tanto di cappello. Quindi ciò vuol dire che mi proporrai a qualche tua amica? Ho delle amiche single. Grazie, ma sono molto giovani. Va bene. Mi piacciono, guarda, le donne più giovani di allora, te. Allora, io ho avuto un'età nella quale più giovane mi piacevano un po' le MILF, diciamo. Le milfone, ok. Quindi sui 23 anni mi piacevano più le donne sicuramente più grandi. Poi con il crescere devo dirti che a 43 anni una ragazza di 35. No, ne ha 26 la mia amica. Te l'ho detto che era un po' giovane. 35, ammazza, si è appena fidanzata. Peccato. Ecco, vedi, questo succede comunque sempre. Comunque, signore e signori, visto che di solito sponsorizziamo le attività dei nostri concorrenti, ma in questo caso lui non ha un'attività sua, no, che tra l'altro potrebbe essere una cosa positiva, visti i tempi, sponsorizziamo il fatto che il signore qui presente è single, è molto simpatico, ha degli occhi bellissimi e sa cucinare molto bene a questo punto, direi, ha delle ottime idee. Metti un filino d'olio. Filino, proprio, filino d'olio. Mio, ci siamo. Di via. Scusi? Ci siamo. Ci siamo. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Allora sei giusto, sono sull'olio. Sei, guarda, perfetto, guarda, siamo sull'olio. Manca il mio assaggio, quindi se te levi. Ah, bocconcino, 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 bocconcino. Mi scusi, lei si sposta. Guarda, mi piace questo. Mamma mia. Dura perfetta. Paura. No. Ustione. Ci sta? Come lo metti? Bello, divertente. Molto. Allora, posso dirti una cosa? Seria, considera che non ho fame perché ho mangiato tanto, cioè, quindi non ho neanche questo stomaco aperto, mi è piaciuto, l'ho gustato, non ho avuto la sensazione, oddio sono piena, non ho più fame, mi va a mangiare, buona, quindi guardate, potete tranquillamente uscire per il vostro weekend, noi nel frattempo continuiamo a mangiare. Io ringrazio tantissimo Andre, grazie. Grazie, sei stato mitico, sei stato veramente bravo, spero che magari non riusciremo a collaborare per qualche altra cosa qualche insieme fiera, bravo, per il mondo. Mi piacerebbe un sacco. Noi ci vediamo lunedì, io vado a stendermi in posizione orizzontale, non mi alzerò più fino a quella di lunedì mattina, quindi possono visitare la mia pagina Facebook. Ecco, bravo, ecco, vai, andrea.pugno@libero.it è la, no, quella è, se metti quella esce fuori poi la mia. Già, certo, io non lo uso mai, anche io ho Vale Scarnecchia, Chioccia, anche io non lo uso mai, bravo, quindi giusto, è più giusto, facile, quindi Andrea andate Pugno a visitare la sua pagina Facebook, andate a visitare la pagina Facebook anche di Chef per Passione di Telenord, spolliciate everywhere, sia sulla sua che sulla nostra, iscrivetevi al canale YouTube di Chef per Passione. Detto questo, io vado a riposare le mie corde vocali, noi ci vediamo lunedì, tu mangia, tanto arrivano anche tutti, salutiamo il nostro grande sommo coinquilino del piano di sopra, Paolo Sciò. Buon weekend a tutti. Buon weekend a tutti. Ciao. Ciao.